Parliamo con Alberto Luzzana, il mister del Verdello, di questa gara con il Mariano. Diciamo una gara molto combattuta in cui il pareggio è giusto o no? Ma diciamo innanzitutto che abbiamo incontrato una buona squadra, credo che sia, era una delle squadre titolate a fare un grosso campionato e tenerli ancora dietro a distanza 3 punti a noi, penso che credo che abbiamo fatto qualcosa di positivo. Credo che oggi è stata una partita combattuta, siamo partiti bene, siamo andati in vantaggio. Però loro hanno reagito bene, hanno preso un palo, hanno fatto subito il gol. Credo, senza ombra di dubbio, credo che abbiamo fondato una buona squadra e che ci ha messo in grossissime difficoltà. Noi abbiamo risposto con le nostre armi, che sono quelle del contropiede, della rapidità di alcuni giocatori. E un pareggio che alla fine accettiamo, anche se abbiamo sbagliato il rigore a 5 minuti alla fine, con l'uomo in più ci poteva portare 3 punti che sarebbero stati pesanti. Però credo sono abbastanza soddisfatto, insomma, diciamo. Questo era il piano partita, difendersi e ripartire, o il gol iniziale vi ha un po' condizionato e poi è andata così? No, diciamo che il gol iniziale, se avessimo preparato la partita per difendere le partite e ripartire, dovrebbe darci una mano perché siamo andati anche in vantaggio. La partita l'abbiamo impostata sul cercare di bloccare i loro tre davanti e di non fargli fare gioco al loro 10, il centrocampista Corna, che è bravissimo. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta in questo momento qua, abbiamo un po' di defezioni, abbiamo fuori dei giocatori importanti, tipo Resmini che è entrato così, un altro giocatore, e abbiamo puntato su un centrocampo di giovani. Oggi abbiamo giocato con 2,97, 1,96, 2,95. Da quel punto di vista lì sono contento, però credo che ecco, abbiamo sofferto tantissimo la buona forza e la compattezza di questa squadra qui. Rimane insomma la metà classifica del Verdello fino a questo momento, insomma, in linea con i programmi. Sì, i programmi nostri sono di salvarci, però è una situazione molto difficile perché come sei a 2 punti dai playoff, sei a 3 dei playout, quindi dobbiamo sempre stare con le antenne molto molto tese, molto dritte, stare concentrati tutte le domeniche, consapevoli del fatto che incontriamo queste squadre qua che sono sicuramente sulla carta forti. Credo che tutto questo nervosismo che sta girando oggi qui è perché questa è una squadra che era nata per centrare l'obiettivo del primo, secondo, terzo posto, quindi stare dietro una squadra come la nostra, credo che il nervosismo qua è da capire, però noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, spero di poter fare qualcosa ancora di più, però devo sempre stare attento dietro.